L'isola felice che non c'è è il vallo di Diano che troppe volte si è sentito esente dalla criminalità organizzata, solo perché non ci sono evidenti episodi tipici delle mafie. Ma questa convinzione nasce anche a causa di decisioni esterne, come quella della chiusura del tribunale di Sala Consilina, come se il territorio valdianese non meritasse un presidio di giustizia perché è considerato un territorio felice, ma che terre di confine, di passaggio, non solo tra regioni, ma anche, e si spera non soprattutto, tra Camorra e 'Ndrangheta, un vero e proprio crocevia della droga. Il Vallo di Diano non può sentirsi immune dalla mala e l'operazione Frontiera, portata avanti dalla DDA di Catanzaro con 58 arresti, 4 dei quali a Sala Consilina, è il faro che mette una luce forte su questa situazione. Nel Vallo di Diano la criminalità organizzata non si vede, non ci sono omicidi né azioni eclatanti per fortuna, ma c'è e opera sotto traccia. Lo aveva denunciato il procuratore antimafia Franco Roberti in un passaggio della relazione sulle criminalità organizzate. Lo si poteva capire da alcuni piccoli ma significativi episodi avvenuti nel corso del tempo. E lo dice anche la logica criminale. La strada della droga, quella che collega l'Interland napoletano con la Calabria e seguita dagli inquirenti partendo dall'omicidio Vassallo, che però nulla ha a che fare con il clan Muto, deve necessariamente transitare per il Vallo di Diano e per il Cilento. E infatti l'inchiesta Frontiera ha evidenziato la presenza di una vera e propria piazza dello spaccio a Sala Consilina, oltre agli episodi di estorsione. Insomma, una situazione meno idilliaca di quanto possa sembrare o di quanto ci si era convinti. Occorre quindi ricordare quanto scritto dalla Procura Antimafia solo pochi mesi fa. Il mutamento della geografia giudiziaria era scritto sulla relazione firmata dal procuratore capo Roberti dell'area in questione, che ha visto l'accorpamento del tribunale di Melfi a quello di Potenza e l'accorpamento del tribunale di Sala Consilina a quello di Lagonegro, ha prodotto importanti mutamenti anche sugli assetti e dinamiche della criminalità organizzata del Potentino, accentuando purtroppo l'influenza e l'interesse prevalentemente nelle zone del Lago Negrese e di Sala Consilina della 'Ndrangheta calabrese. Un passaggio che portò alla reazione dei sindaci del Vallo di Diano e una lettera di richiesta di delucidazioni. Sabato Roberti sarà a Sassano per la cittadinanza onoraria e quale migliore occasione per chiedere un quadro preciso sulla situazione della criminalità organizzata nel Vallo di Diano?